gloria a Dio. Che il Signore vi continua a benedire, cari fratelli. Amen. Per noi veramente una gioia. Io ringrazio Dio quello che sta facendo nelle nostre vite, per la chiamata che ci ha rivolto, per l'opera che sta facendo nelle nostre vite. Io ringrazio il Signore perché Lui ci ha scelto. Infatti Gesù dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Amen. Ed è stato Gesù che ci ha scelto, fratello. Lui ci ha visto dal cielo con occhi di amore, con occhi di misericordia, perché io umanamente ero molto ribelle, non meritavo essere qui nella grazia di Dio, non meritavo avere la luce di Cristo, nessuno meritava questo. Infatti è per grazia che siamo salvati. Amen. Mediante la fede, non mediante le opere. È un dono di Dio affinché nessuno si vanti. Se io posso predicare, io posso evangelizzare, io posso essere qui con la Bibbia, fare una preghiera, non è un merito mio, io non ho nulla da vantare. Per questo che io ringrazio Dio dell'opera grande che ha fatto nella nostra vita, lo ringrazio della moglie che mi ha dato, perché io pregavo sempre: Signore, tu sai che io ho bisogno di una donna che capisca la chiamata che tu hai messo nella mia vita. Che io voglio, Signore, per la tua gloria, predicare questo Vangelo, andare nelle piazze, nelle strade. Io voglio una donna, Signore, io ho bisogno di una donna che venga con me nelle piazze, nelle strade, che non si vergogni di Cristo. E io ringrazio Dio per aver messo questa donna, fratelli, nella mia vita cristiana. Alleluia. Questa ragazza, questa donna che Dio mi ha fatto incontrare, e sono certo che Dio, alleluia, farà la sua volontà nella nostra vita. Perché noi vogliamo servire Cristo con serietà, con umiltà, con sincerità, con un cuore trasparente. Vogliamo essere veri servi di Dio per la sua gloria. Ringrazio Dio anche di averci riportato in questa comunità col pastore Agostino, col fratello Agostino, perché per me è stato un altro miracolo il fatto che Dio ci ha unito di nuovo insieme. Amen. Alleluia. Perché anni fa era successa una cosa che ci ha così, diciamo, separato per 4-5 anni, che io all'inizio pensavo che era il diavolo, però alla fine, parlando anche col fratello, abbiamo capito che è stato Dio che l'ha permesso, per farci crescere, farci maturare, farci essere più maturi nell'opera di Dio. Ancora abbiamo tanto da crescere, però io sono veramente contento. Quando Dio mi ha fatto tornare dalla Romania, Dio mi ha messo in cuore un desiderio di venire qui una sera. E appena sono entrato, fratelli, io ho sentito l'amore di Cristo, l'unità, una libertà meravigliosa. E in quel momento tutti i muri, alleluia, che Dio ha permesso che ci fossero, che anche noi forse ci siamo fatti i ragionamenti, sono crollati. Alleluia. Oh, gloria a Dio! E ci siamo abbracciati, ci siamo baciati come fratelli, ci siamo di nuovo considerati nell'amore di alleluia. Dio. Perché Dio è grande, fratelli. Quando Lui inizia un'opera, Lui la porterà con me. Amen. E io questa sera voglio leggere insieme a voi la parola di Dio per la gloria del Signore, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 6. Vi chiedo di mettervi in piedi, leggeremo due versetti, dal versetto 9 al versetto 11. Leggeremo questa parola di Dio questa sera. Gloria a te, Signore, guidaci. Ti prego, Signore, fai fluire il tuo Spirito Santo, Padre, la tua parola, la tua grazia, attraverso, Signore, la mia vita. Purifica le mie labbra, la mia mente. Alleluia. Servi, Padre, di me come lo strumento, nel nome di Gesù, nelle tue mani, per portare benedizione, liberazione, per rinnovare la tua chiesa, la nostra vita. Parlaci, Signore, perché i tuoi figli, le tue figlie ti ascoltano, e allontana ogni pensiero maligno, ogni interferenza diabolica. La vogliamo sgridare da questo luogo nel nome di Gesù. Cacciamo via ogni pensiero negativo, personale, maligno. Noi vogliamo che solo lo Spirito Santo possa parlare, Padre, possa parlarci delle tue meraviglie, delle tue parole, perché tu ce l'hai promesso. Lo Spirito Santo prenderà del mio e ve lo annunzierà. Signore, siamo nelle tue mani, Padre, nel nome di Gesù, per la tua gloria. Amen. Bene, con la tua parola, Signore. Prima Corinzi, capitolo 6, dal versetto 9, dice così la parola del Signore: non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri,
né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Ora, tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore e mediante lo Spirito del nostro Dio. Amen. Amen. Grazie Padre. Potete sedervi, cari fratelli e sorelle. Alleluia. Amen. Alleluia. Io ringrazio, fratelli, il Signore che ci ha chiamato. Infatti dice la Bibbia che noi siamo stati trasportati dalle tenebre al regno del suo amato Figlio. Amen. Amen. Nel quale abbiamo la redenzione in Cristo Gesù. Alleluia. La remissione dei peccati, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. E in Cristo Gesù noi siamo stati fatti nuove creature. Quanti hanno la certezza qui di dire grazie Signore perché tu mi hai fatto una nuova creatura? Amen. Amen. Alleluia. Dice che in Cristo noi siamo nuove creature, fratelli. Le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo, tutto. Il nostro cuore è diventato nuovo, la nostra mente ha nuovi pensieri, nella nostra anima abbiamo nuovi desideri. Le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo, è diventato Amen. Tutto nuovo nella tua vita. Alleluia. Hai la certezza di avere un nuovo cuore, una nuova vita in Cristo Gesù. Sei veramente rinato in Cristo Gesù. Questa è la cosa più importante, fratelli, avere la certezza della nuova nascita. Gesù ha detto, in verità ti dico, che se un uomo non nasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Alleluia. Se tu e io non siamo nati di nuovo, non possiamo vedere il suo regno. Non è solo il fatto di frequentare una chiesa, di far parte di una comunità evangelica, ma è il fatto di essere nati di nuovo dall'acqua e dallo Spirito. Alleluia. Gesù, parlando a Nicodemo, disse: bisogna che nasciate di nuovo d'acqua e di Spirito. Amen, fratelli. L'acqua è la parola. Alleluia. Gesù ha detto: venite a me. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Perché questa parola, fratelli, è l'acqua della vita, che ci purifica, che ci lava, che ci santifica. E quando questa parola, che è l'acqua della vita, entra nel tuo cuore, accompagnata dallo Spirito Santo, e tu apri il cuore a Cristo, ti ravvedi dei tuoi peccati, della tua vecchia vita, e la parola di Dio entra in te, ti lava, ti rigenera, lo Spirito Santo ti fa nascere di nuovo. Alleluia. Questa è un'opera soprannaturale, fratello. Nessun uomo la può fare, nessuna chiesa, nessun predicatore, nessun pastore, nessun evangelista, ma un'opera che Dio compie direttamente nel cuore dell'uomo che si ravvede tramite lo Spirito Santo. E Dio dice così la parola: toglie il cuore di pietra e ti dà un nuovo cuore, un cuore di carne, e mette dentro di te un nuovo spirito. Questa è la nuova nascita, è un'opera soprannaturale, è un'opera divina, è un'opera compiuta da Dio per mezzo della grazia. E tutti quanti abbiamo bisogno che la grazia di Dio raggiunga la nostra vita. Amen? Perché è la grazia di Dio che ci aiuta ad andare avanti, è la grazia di Dio che ci sostiene, è la grazia di Dio che ci incoraggia, è la grazia di Dio che ci dà ogni risorsa, ogni capacità di sconfiggere il male. È per la grazia di Dio. Quando Paolo era in mezzo alle lotte, alle battaglie, alle difficoltà, Paolo era combattuto, era attaccato dal nemico, aveva dei pensieri contrari, aveva delle difficoltà, delle tempeste da affrontare. Gesù gli apparve e gli disse: la mia grazia ti basta. Gesù apparve a Paolo una notte e gli disse: la mia grazia ti basta. Perché la mia potenza si rende forte, si rende perfetta nella debolezza. Fratelli, noi come credenti, come figli di Dio, come servi di Dio, dobbiamo dipendere completamente dalla sua grazia. Alleluia. Non solo le nostre capacità, le nostre facoltà, i nostri ragionamenti, le nostre opinioni, non servono quelle cose. È la grazia di Dio che ci sostiene. Gloria. Amen? È la potenza dello Spirito Santo.
è la grazia del Signore. Alleluia. Dice in Ezechiele, capitolo 36, versetto 25, spanderò quindi su di voi acqua pura. Ezechiele 36, versetto 25, spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri. Fratelli, Dio vuole spandere sopra ognuno di noi dell'acqua pura. È la sua parola, è l'acqua pura. Alleluia. La sua parola è l'acqua della vita. Grazie. La sua parola è l'acqua spirituale. La sua parola è l'acqua viva, gloria a Dio, che viene dalla sorgente. Ed è questa parola pura, questa parola che è vivente, efficace, che ci rende puri. Qua il Signore dice, io spanderò acqua pura su di voi e sarete puri. Questa parola che è l'acqua pura, se tu hai fede, la ricevi con umiltà, la ricevi con un cuore desideroso, con sete, con fame, questa parola purificherà la tua vita. Credilo, fratello, adesso che ascolti, tu sei purificato, tu sei liberato, tu sei guarito, tu sei, alleluia, fortificato, la parola di Dio agisce in te, agisce in me, in questo momento. Con fede ascoltala, ricevila e tu riceverai nuove forze, riceverai purificazione, riceverai guarigione, riceverai liberazione dalla parola, perché la parola di Dio è acqua pura, acqua rigenerante. Spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri, vi purificherò da tutte le vostre impurità. Vedete, fratelli, qual è l'opera del Signore? L'opera dello Spirito, l'opera della grazia, Lui vuole purificarci da tutte le nostre impurità. Prima di conoscere Cristo, noi siamo pieni di impurità. Abbiamo letto prima, non vi ingannate. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Abbiamo letto, né gli adulteri, né i fornicatori, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i bugiardi, né gli stregoni, né i maghi, né coloro che praticano, alleluia, il peccato, l'iniquità, la falsità, non potranno entrare nel regno di Dio. I rapinatori non potranno entrare, gli ubriaconi non potranno entrare. Perciò per entrare nel regno di Dio noi dobbiamo essere completamente trasformati dal Signore. Alleluia. Amen, fratelli? Dobbiamo essere purificati da tutte le nostre iniquità, da tutte le nostre impurità. Dobbiamo essere nuove creature. Alleluia. Dobbiamo avere, alleluia, un cuore rigenerato. Gesù dice nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 8, beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Prima di conoscere il Signore, fratelli, il nostro cuore è un cuore di pietra. Perciò oggi noi abbiamo una grande importanza, abbiamo una grande missione, possiamo dire così, di conservare il nostro cuore, perché il nostro cuore è prezioso per Dio, come diceva mia moglie, grazie al Signore. Il nostro cuore è qualcosa di speciale. Alleluia. È un tesoro particolare nelle mani di Dio. Noi dobbiamo curare, custodire, proteggere la condizione del nostro cuore, fratelli. Alleluia. Perché beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Noi dobbiamo curare, custodire il cuore, non possiamo permettere che il nostro cuore sia contaminato, sia macchiato da cattivi pensieri, da cattive parole, da invidie, da gelosie, da critiche, da carnalità, da desideri inutili, da desideri sporchi, da desideri carnali. Noi dobbiamo proteggere la condizione del nostro cuore, perché con un cuore sporco, con un cuore macchiato dal rancore, dall'odio, dalla gelosia, non possiamo entrare nel regno dei cieli. Dobbiamo avere un cuore puro. Io vi purificherò, dice il Signore, da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. La vita dell'uomo, fratelli, dell'uomo carnale, l'uomo peccatore, come tutti noi eravamo, il nostro cuore umano è pieno di impurità. Il nostro cuore, prima di conoscere Cristo, era pieno di idoli.
Il mio cuore, prima di conoscere il Signore, era un cuore ribelle. Io prima non volevo sapere nulla dell'Evangelo. Sono cresciuto, per esempio, in una famiglia, possiamo dire, evangelica, cristiana. Il Vangelo è entrato, e da tanti anni era entrato nella vita della famiglia di mio padre. Fino dal 1900, dai risvegli che ci sono stati con la discesa dello Spirito Santo. C'era, per esempio, nella famiglia di mio padre un uomo che stava per diventare un prete, un sacerdote cattolico. E Gesù da lì l'ha strappato. Alleluia. E l'ha fatto diventare un suo servo, un pastore. Alleluia. Per la gloria di Dio pentecostale, attraverso il quale c'è stato un risveglio nel 1900 in Sud America. Perciò, per la grazia di Dio, il Vangelo era entrato da alcune generazioni nella mia famiglia. E a me, per la grazia di Dio, fin da piccolo mi hanno portato nella chiesa. Io sono cresciuto in mezzo alle scuole domenicali, in mezzo alle preghiere, in mezzo alle lodi. Io ho degli zii pastorici e fino a una certa età io sono stato, diciamo così, portato in chiesa da mia madre. Ma poi c'è stato un periodo nella mia adolescenza che io non ho voluto più sapere nulla del Vangelo. Io andavo in chiesa perché mi portavano, non avevo una vera conversione, non avevo una vera rinascita, una fede personale. Allora a una certa età, quando io potevo, diciamo così, decidere, ai 14, 15 anni, non sono più voluto andare in chiesa, fratello. E per circa 10 anni ho vissuto lontano dalla chiesa, lontano dalla fede, lontano dalla Bibbia, dal Vangelo. Vi posso testimoniare che in quegli anni io sono diventato molto ribelle, il mio cuore si è indurito e io in quella ignoranza, in quella confusione, preso dai cattivi esempi che ci sono nel mondo, stai attento agli esempi del mondo, alle compagnie che frequenti, agli amici che hai nel mondo, alle conversazioni che ascolti, perché una persona ti può trasmettere fede o una persona ti può trasmettere incredulità. Una persona può essere uno strumento per inculcarti il timore di Dio o una persona può essere uno strumento per inculcarti la ribellione. Stai attento a quello che ascolti, a quello che ricevi. Io vi posso dire che in quegli anni di confusione, di smarrimento, ispirato, tra virgolette, da cattivi esempi, io ho iniziato a bestemmiare il nome del Signore. Ho iniziato a ribellarmi contro il Signore, a insultare il suo santo nome, a rinnegare la fede, come diceva mia moglie, a parlare male dei pastori, dei ministri. È lo Spirito Santo che ci sta guidando. Io ho iniziato a parlare male dei ministri, dei miei zii, i pastori. Li ho iniziati a criticare, a dire sono dei bugiardi, dei ladri, vogliono solo le offerte, i soldi. Iniziavo a prenderli in giro quando parlavano lingue. Non capivo, ero il diavolo, stava prendendo possesso della mia mente. E venivano dei fratelli in casa a fare delle riunioni di preghiera, entravano e dicevano pace, pace. Io gli dicevo con un odio dentro di me, una solitudine, un vuoto, guerra. Loro mi dicevano pace, io gli dicevo guerra. E andavo nella mia stanza a ascoltare la musica diabolica. Oh, Ravacana, ascoltare la voce dei demoni. Andavo nelle stanze a fumare. E il diavolo mi metteva tanti pensieri di suicidio, fratelli, di morte. Il diavolo ha voluto distruggere la mia vita in quei 10 anni, perché il diavolo, che Dio lo scrivi, sapeva che c'era un piano di Dio nella mia vita. Alleluia. Alleluia. Perché io sono certo che quell'uomo che si è convertito nel 1900, cioè un mio bisbis nonno, ha pregato per le generazioni che dovevano venire. Alleluia. Pregava: Signore, io credo che tu salverai i miei nipoti. Oh, Ravacanda, tu salverai i miei parenti, tu salverai le mie generazioni, perché tu l'hai promesso, io ci credo, Signore. Amen. Perché la preghiera del giusto può molto nei suoi effetti. Amen. È scritto nella parola. Io credo, fratelli, che Dio, per la sua gloria, la sua grazia, mi ha scelto fin dal ventre di mia madre. Io credo questo perché lo dice la Bibbia. Io vi racconto che in quegli anni di grande oscurità, di grande ribellione, il diavolo ha cercato di distruggermi in diverse maniere, mandando suoi emissari, cioè suoi messaggeri del diavolo, perché il diavolo ha dei messaggeri, come Dio ha dei messaggeri, ha dei ambasciatori, dei predicatori, degli uomini che portano il messaggio del cielo, di Cristo Gesù.
Il diavolo e i suoi messaggeri. Oh, Gesù, Gesù manda i suoi messaggeri per salvare le anime, per illuminare, per cambiare, benedire le vite. Il diavolo manda i suoi messaggeri per distruggere, per portare in perdizione, per portare malattie, per portare confusione, negatività, morte. E vi posso dire, fratelli, in quei 10 anni solo la misericordia di Dio mi ha protetto, mi ha salvato. Il diavolo cercava in tanti modi di distruggermi, mettendo dentro di me depressione, pensieri di suicidio. Ha cercato di farmi diventare schiavo dell'alcol. Ha cercato di mandare uomini per portarmi nel mondo della droga, nel mondo della criminalità. Io frequentavo locali notturni, oscuri, dove lì il diavolo mandava i suoi messaggeri omosessuali che mi volevano mettere nei loro affari, nelle loro sporcizie. Il diavolo voleva farmi cadere con le prostitute, voleva farmi cadere in tutti i modi, distruggere la mia vita. Mi ricordo una volta, fratelli, io ero in Spagna, perché io cercavo di cambiare la mia vita, io sapevo che la mia vita non era a posto. E io dicevo, vabbè, è l'Italia, sai, la gente è così, e trovavo delle scuse, dicevo che era l'Italia, che dovevo andare via dall'Italia. Allora andavo di qua, di là, andavo in Spagna, tutto sembrava bello, divertimente, ma poi mi veniva addosso la stessa depressione. E il diavolo mi voleva incatenare tramite i vizi, tramite l'alcol, mi diceva, bevi un po' che così dimentichi i tuoi problemi. E mi perseguitava in tutti i modi, fratello. Io non avevo pace. Oh, alleluia. Né giorno né notte io non avevo pace. Sentivo delle voci che mi tormentavano. E sentivo una voce che mi diceva continuamente, la tua vita non serve a niente. Nessuno ti vuole bene. Tutti ti hanno abbandonato. Ma cosa fai? Cosa stai a fare in questo mondo? Ammazzati! Dall'altra parte c'era una voce che io non conoscevo, che mi diceva un giorno la tua vita cambierà. Amen. E questa voce, che era la voce di Dio che io non conoscevo, mi dava una speranza di andare avanti. In mezzo a tutto il buio, alla morte, alle tenebre, ai demoni, all'oscurità di quei 10 anni della ribellione che io ho passato, c'era sempre quella voce che mi diceva un giorno la tua vita cambierà. Amen. E io mi sono trovato, fratelli, in locali notturni, terribili, frequentato da criminali, da omosessuali, da prostitute, da narcotrafficanti, io non so cosa c'era, ma lì dentro io volevo divertirmi, io volevo fare, diciamo così, la vita, tra virgolette, ma c'era qualcosa che mi diceva tu non devi stare qui, e mi faceva sentire scomodo in quegli ambienti, io dovevo uscire via. Io non mi dimenticherò mai questo, per dimostrarvi, fratelli, quanta potenza che c'è quando Dio sceglie una persona. E quanta potenza c'è nella preghiera di una madre, oh gloria, nella preghiera di un padre che prega per suo figlio, nella preghiera di un uomo che prega, un uomo di Dio che prega per le anime perdute. Una notte ero in Spagna, in un luogo di perversione, di peccato, in un locale notturno, erano circa le 4 o le 5 di notte, io vado nel banco dove c'era una barista per farmi dare un bicchiere di alcol, volevo divertirmi, volevo, tra virgolette così, passarmi una bella nottata. Gli dico, mi dai un bicchiere di un certo liquore, non voglio fare pubblicità ai liquori. Gli ho detto, mi dai da bere? Quella donna, fratelli, in un locale notturno, in mezzo al peccato, al fango, quella donna mi ha guardato negli occhi e mi ha detto, io non ti do da bere, tu non devi stare qui. Alleluia. Mi ha detto una donna, una prostituta, fratello. E io non capivo che era Dio che già mi parlava, gloria a Dio. Alleluia. Era Dio che mi proteggeva. Alleluia. Io ho vissuto in una casa, quando facevo il pizzaiolo nelle isole Canarie, un luogo di perdizione, di peccato, di distruzione. Il diavolo ha mandato un emissario con il quale io ho vissuto insieme, ho condiviso l'appartamento, un cameriere, che era uno stregone, era un uomo che aveva dei poteri satanici e confondeva le menti, era un uomo che veniva dai Caraibi, dove si pratica il voodoo, la magia nera, e io non capivo ancora le cose dello spirito, ma sentivo che lui c'era un contrasto con me, e io so che quell'uomo inviato da Satana ha cercato di farmi del male, ma non ha potuto farmi
notte ero in Spagna, nei miei divertimenti, cercavo di divertirmi, di riempire la mia vita, tra virgolette, a Capodanno, fratello. Ho bevuto così tanto che mi sono ubriacato, non ho potuto stare in piedi. Sapete, io sono uscito fuori da quel luogo di lavoro dove avevamo celebrato, tra virgolette, la mezzanotte. Ero così ripieno di alcol che io non so cosa è successo, non mi ricordo nulla. Mi sono risvegliato all'ospedale. E sapete dove mi hanno preso? Vicino al binario dei treni. Io sono caduto per terra, mezzo morto, ubriaco, a un metro dal binario dei treni. Se io cadevo un centimetro più là, ero morto. Ma Dio non l'ha permesso, gloria a Dio. Lui aveva un piano. Dio aveva una chiamata. Dio mi aveva scelto per la sua gloria. E oggi sono qui, cara Vasciande, in Italia, nelle piazze, nelle strade, per dire che Gesù Cristo è l'unico vero Dio. Che solo Lui può salvare, solo Lui può liberare, solo Lui può cambiare il cuore, la storia, la vita di una persona. E non mi vergogno del Vangelo, perché esso è la potenza di Dio. E sono qui per testimoniarlo, solo per la grazia di Dio. Un'altra notte, vi racconto solo questo. Avevo fatto la notte sveglio, in mezzo ai bar, ai locali notturni, in mezzo a gente che il diavolo mandava per distruggermi. Mi voleva distruggere, mandava donne a cercarmi, prostitute, emissari che mi offrivano droga. Uno una volta mi ha detto, tieni, ti do 20 milioni se mi ammazzi questa persona. Andiamo a fare una rapina in banca. Ma c'era sempre una voce che mi proteggeva. Oh, alleluia. Il diavolo mandava omosessuali che si attaccavano a me. Quando io ero lì a bere, sì, gli piacevo, ma era Satana che mi voleva lì. E c'era una voce che mi diceva, allontanati, vattene via. Oh, alleluia, il Signore, alleluia. L'angelo dell'Eterno che mi proteggeva. Ci credete voi a questo? Alleluia. Gloria a Dio. È la verità, cari, nel Signore. E sapete, una notte, io ho fatto tutta la notte sveglio e dovevo andare dalla lavagna a rapare in moto. Io non avevo dormito nulla. Era circa l'ora di pranzo, vado, prendo il motorino, lo scooter, vado su per l'Aurelia, sapete che ci sono tante curve. E io avevo sonno, mi stavo addormentando. È una cosa terribile guidare quando hai sonno, non guidare quando hai sonno. È un consiglio anche questo. Fermati, alleluia, perché guidare col sonno è pericolosissimo. Dio ci aiuta a essere saggi. Io stavo guidando, avevo un sonno e ogni curva mi addormentavo. Ho detto, ma posso resistere? Mi svegliavo. All'improvviso io mi sono addormentato, fratelli e sorelle, in una curva. Saranno passati, guardate, 5 secondi, ma mi è sembrato una profondità. Io addirittura stavo sognando e in una curva, fratelli. Oh, alleluia, io non potevo fare nulla, io mi apro gli occhi, ero nella corsia contraria, ero nel lato opposto, in una curva, e c'era, come da qui al muro, neanche 5 metri, una macchina mi stava venendo addosso, un incontro frontale. All'improvviso è successo qualcosa che io non mi scorderò mai, qualcosa di potente, di soprannaturale, ha spostato la moto così, direttamente in un attimo. Non è che io ho girato il volante, non potevo fare nulla. E in quel momento ho detto, ma guarda un po' che fortuna. Ho iniziato a dire, ma sono fortunato. Invece è stata la mano di Dio che mi ha spostato letteralmente. Io non potevo muovermi, fratelli, sorelle. Vedete quanto è grande il Signore. Finché dopo tutto quel deserto, quel vuoto, il mio cuore era appesantito. Io avevo 20 anni, 25 anni, non avevo più gioia di vivere, fratello. Mi chiamavano dappertutto, andiamo alle discoteche, vieni a giocare a calcio, gli amici, le amiche, il lavoro. Io mi sono rinchiuso in casa, non volevo vedere nessuno. Sono stato un mese attaccato dai demoni della depressione, in casa rinchiuso. E dentro di me c'erano delle voci che mi dicevano, ammazzati, ucciditi. Però dall'altra parte c'era quella voce che mi inculcava la speranza, che io non capivo. Un giorno io esco fuori dal balcone, in quei giorni lì, e questa voce maligna mi diceva, buttati giù, ammazzati! E io guardavo di sotto e vedevo tutto che mi girava così. All'improvviso, fratelli, una presenza soprannaturale mi ha spinto indietro e mi diceva, un giorno la tua vita cambierà. Un giorno la tua vita cambierà. Io ti voglio dire, un giorno la tua vita cambierà. Alleluia.
E se poi Gesù, la tua vita è già cambiata. Amen. Non credere alle bugie del diavolo. La tua vita è già cambiata. Amen. Ma se non hai Gesù, io ti voglio dire, un giorno la tua vita cambierà. E quel giorno può essere questa sera. Oh, gloria a Dio. In quel mese, per farla breve, rapidamente, io ho visto in televisione, passavo un mese intero a fumare e a bere, pieno di pensieri di suicidio. Giravo per le strade di Chiavari come uno zombie, come un cane randagio. Tutto vestito in maniera stravagante, stranissima, la polizia mi fermava ogni minuto. Avevo uno zaino, giravo per le strade con le mie bottiglie di alcol. Mi fermavo nelle piazze per bere, per cercare di divertirmi, di dimenticare le cose, ma stavo peggio di prima. Il diavolo mi veniva di notte a visitare, mi giravo di qua, di là nel letto, non dormivo neanche un minuto. Non avevo mai pace, fratello. Finché in quei giorni lì, io vedo in televisione un documentario che parlava del Canada. E siccome io ero uno che mi piaceva viaggiare per conoscere, per cercare di cambiare la mia vita, io pensavo così, ho detto, ma che bello, vado in Canada. Nel giro di una settimana ho comprato il biglietto, ho comprato tutto. Per farla breve, io vado in Canada, ma è stato lo stesso giorno, l'11 settembre del 2001, lo stesso giorno degli attentati terroristici. E quando sono arrivato in Olanda, per cambiare poi l'aereo, ci hanno bloccato, hanno chiuso tutti gli aeroporti del mondo, 3 giorni. E io chiamavo in Italia e tutti mi dicevano, ma torna in Italia, ma non andare in Canada, ma lascia perdere, qua c'hai la tua casa, c'hai la tua famiglia. Però una voce che era più potente di tutte le altre voci mi diceva, vai, vai. Era come che mi chiamava, mi attirava ad andare lì, io non sapevo cosa mi aspettava. Finché io sono arrivato in Canada. Ma continuavo nella mia stessa vita a frequentare i pub, i locali, a bere, ad avere la mia mente piena di tenebre, di confusione. Finché un giorno io vedo in un giornale che cercavano un aiuto in un panificio italiano. Io vado per presentarmi in quel luogo della città, dove non ero mai stato in vita mia. Esco dalla stazione dei treni, cercare l'indirizzo nella grande città del Canada. All'improvviso vado avanti sulla strada per andare all'indirizzo, all'appuntamento di lavoro, e avevo i miei pensieri carnali, i miei progetti, i miei desideri terreni, non pensavo per niente a Gesù. Quando sono andato via dall'Italia, quella notte, io ero litigato con tutti, avevo un odio con tutti, anche con me stesso. E mia madre quella notte mi disse, tieni Stefano, portati la Bibbia. Io ho detto, ma che Bibbia, non mi serve la Bibbia, non c'ho posto, non vedi che non c'ho posto nella valigia? E ho tirato la Bibbia contro il muro, fratello, l'ho lanciata via. Ma quel giorno io sono andato a vedere il lavoro, quando camminavo per la strada, all'improvviso alzo lo sguardo e vedo che di fronte, nel marciapiede di fronte, c'era un cartello che parlava dell'amore di Gesù Cristo. E lì c'era una chiesa evangelica, una chiesa cristiana, una chiesa di Dio. In quel momento il mio cuore si è sentito attirato, toccato da quella parola che parlava della salvezza di Gesù. Però dentro di me diceva, ma cosa me ne importa, io devo andare a vedere il lavoro. Sono andato avanti, ho dimenticato tutto, tra virgolette, sono andato a vedere l'appuntamento di lavoro e poi sono tornato verso la stazione. Avevo dimenticato tutto. All'improvviso, mentre io cammino avvolto nei miei pensieri e vado avanti verso la stazione e vedo che questa volta le porte della chiesa erano aperte e io mi sono sentito così spinto ad entrare, ma io pensavo, vado lì per curiosità, vado, tanto non c'ho niente da fare, mi diverto un po'. E addirittura nella mia mente carnale e tenebrosa pensavo, vado a vedere le ragazze che ci sono, vado a vedere le ragazze che ci sono. Non volevo ascoltare il Vangelo e sono entrato in quel luogo così, tra virgolette, per caso. E c'era un ragazzo con la Bibbia in mano, mi ha detto, Dio ti benedica, benvenuto, ci fa piacere che sei venuto. E lui cercava di evangelizzarmi, di parlarmi del Signore, di parlarmi di Cristo, io non capivo nulla. E lui mi ha detto, quel giorno era un venerdì, mi ha detto, vieni domenica mattina che il Signore ti illuminerà, il Signore ti benedirà, vieni a ascoltare, Gesù ti ama, Gesù ti vuole benedire, ti vuole salvare. Io non capivo nulla. Gli ho detto, va bene, un altro giorno vengo, vabbè, ciao. Così per tagliare il discorso, io esco di corsa da quel luogo, vado verso la stazione, dopo 30 metri che io cammino, non c'era nessuno, era verso l'ora di pranzo, loro avevano avuto una riunione di preghiera, ma era finita.
mentre io vado verso la stazione, ero scappato da quella comunità, da quella chiesa, non volevo sentire niente di Gesù, ero avvolto nei miei pensieri, nei miei progetti carnali. All'improvviso, mentre io camminavo sulla strada, davanti a me c'è stata come una muraglia invisibile, una presenza potente, una presenza così forte che io non riuscivo più a camminare. Qualcuno mi ha fermato in mezzo alla strada, non c'era nessun uomo, c'era una presenza così potente, fratelli, che mi bloccava, e era come se qualcuno mi diceva: Stefano, non camminare più in questa strada. E io non potevo più andare avanti, non potevo più tornare indietro, sono stato bloccato in mezzo al marciapiede da quella presenza soprannaturale che io non conoscevo, non vedevo nulla, ma sentivo qualcosa di speciale, di potente. All'improvviso dentro di me c'è stata una battaglia, una lotta nella mia anima come non c'era mai stata prima. Una tempesta dentro di me. Una voce mi diceva: ma cosa vai a fare? Ma lascia perdere, ma vattene via. All'improvviso, fratelli, io avevo una lotta nella mia mente, non potevo reagire. Umanamente non potevo andare avanti, non potevo tornare indietro, ero bloccato, ero paralizzato in mezzo a un marciapiede. All'improvviso una voce potente mi ha detto: Stefano, torna indietro e domandali dove c'è un'altra chiesa. Appena quella voce meravigliosa mi è arrivata, fratelli, io non capivo chi era, però tutte quella lotta, quelle tempeste sono svanite, sono scomparse nel nulla subito. Io mi sono sentito libero, ho sentito una forza, una convinzione, però subito dopo mi è arrivata un'altra voce, così da nell'orecchio mi è arrivata da fuori, un sussurro che mi diceva: ma cosa vai a fare? Ma sei pazzo? Ma lascia perdere, non ti vergogni, cosa penserà la gente? E ho avuto di nuovo dei minuti che ho avuto una lotta, non potevo andare avanti e indietro. Non so quanti minuti sono passati, se ero con gli occhi aperti o gli occhi chiusi, ma l'unica cosa che so è che io non potevo camminare. Davanti a me c'era una presenza potente che mi bloccava, io non riuscivo a fare un passo, e dentro di me c'era una lotta terribile. E per la seconda volta, in quell'istante, fratelli, una voce meravigliosa, potente, ma piena di amore, mi parlò e mi disse: Stefano, torna indietro e domandami dove c'è un'altra chiesa. Sapete cosa è successo? Tutte quelle lotte dentro di me sono sparite, scomparse in un attimo, e quella presenza che era davanti a me, quella presenza potente che era lì davanti a me, era come se qualcuno mi prendeva dai fianchi e mi faceva girare così e mi spingeva a tornare indietro. Era come se qualcuno mi afferrava dai fianchi, perché la Bibbia dice che Gesù è venuto a cercare, a salvare ciò che era perduto. Amen. E quella presenza meravigliosa mi prese e mi fece tornare indietro. Quello è stato un grande miracolo. Amen. Perché un uomo che non vuole andare in chiesa va in chiesa a domandargli dove c'è un'altra chiesa. Questo solo Dio può fare. Amen. Amen. Gloria a Dio. E lì, da quel giorno, io ho chiesto: scusami, dove c'è una chiesa? E quel ragazzo mi ha dato un indirizzo di una comunità evangelica, una chiesa cristiana pentecostale, dove quella sera io sono andato ad ascoltare la parola che ha trasformato la mia vita. Amen. Gloria. Mi sono seduto in fondo, ero come un pezzo di ghiaccio, ero freddo, ma più i fratelli pregavano, più lo davano, e io sentivo un calore nel mio fuoco che divampava, che si accendeva nel mio cuore. E io ero con gli occhi aperti, io ancora stavo criticando, giudicavo, dicevo: ma cosa fanno questi qui, sono pazzi. Io ero orgoglioso, ero così insensibile, indifferente, ero come un pezzo di ghiaccio. E ti voglio dire, io ero con gli occhi aperti, non stavo pregando, non avevo fede, ma in quel momento più loro pregavano, più lo davano, più invocavano il nome di Gesù, e qualcosa succedeva nel mio cuore, un fuoco, un calore entrava dentro di me, e io non stavo pregando, per quello che io credo nella potenza di Dio, ero con gli occhi aperti, e più passavano i minuti e più si accendeva un fuoco, che io non ho potuto resistere, ho iniziato a piangere, e allora tutti i miei muri di orgoglio, di arroganza, di peccato sono iniziati a crollare, e io sentivo un calore che si accendeva, iniziavo a piangere, e più piangevo più mi sentivo libero, e io ero orgoglioso, mi guardavo a destra e a sinistra, non volevo che mi vedessero, ma nessuno mi guardava, tutti pregavano, erano con le mani alzate, lodavano, invocavano il nome del Signore. E in quel momento, quando ho iniziato a piangere, mi è passato come un film della mia vita,
Io ero con gli occhi aperti e Dio mi ha fatto passare come un flash, un film, una visione, dove ho visto la mia vita, tutti i miei peccati, la mia miseria. E ho detto, Signore, ho bisogno di te. E lì piangevo, fratelli. E poi è uscito il pastore, il predicatore, l'evangelista. Ha detto, leggiamo, fratelli, alziamoci in piedi. Leggiamo una parola. In 2 Corinzi 5, 17. Alleluia. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Alleluia. Le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. Amen. E quella parola, quella predicazione unta dallo Spirito Santo, il messaggio di Cristo, quella sera, quel giorno, ha trasformato la mia vita. In quel giorno, mentre io ascoltavo, qualcosa di soprannaturale succedeva dentro di me. Tutti i muri cadevano. Dio cambiava il mio cuore, perché in quel momento l'acqua pura della parola era sparsa nella mia vita. L'acqua pura della parola raggiungeva la mia vita. Amen, fratello. Amen. Ti chiedo di alzarmi in piedi questa sera. Alleluia. Lascia che l'acqua pura, lascia che l'acqua della vita rigeneri questa sera il tuo cuore. Grazie. Lascia che la parola di Dio ti purifichi. Lascia le tue resistenze. Lascia i tuoi dubbi. Alleluia. Lascia i tuoi orgogli, i tuoi perché, i tuoi ma. Arrenditi con umiltà completamente nelle mani di Dio. Digli, Signore, la mia vita nelle tue mani. Diglielo questa sera con sincerità. Signore, io metto la mia vita nelle tue mani. Lavami con la tua parola. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. Il Signore ci dà un nuovo cuore, un nuovo spirito, e mette dentro di noi il suo Spirito Santo affinché possiamo fare la sua volontà, glorificarlo e fare la sua opera. Diglielo questa sera. Spirito Santo, riempi. Diglielo, Signore, io metto la mia vita sotto il tuo controllo. Diglielo, Signore, io voglio mettere la mia vita nelle tue mani, la mia famiglia. Fai come facevano quegli uomini che pregavano per le loro famiglie, che pregavano per le generazioni che dovevano arrivare. Prega per tua famiglia, prega per il tuo marito, prega per tua sorella, per tua moglie, prega per i tuoi figli. Questa sera lascia tutto nelle mani di Dio. Diglielo, Signore, io lascio tutto nelle tue mani. Io lascio la mia vita, Signore. Ti prego di entrare ancora dentro di me. Riempi il mio cuore, Signore. Fai scendere il tuo spirito dentro di me. Oh, diglielo al Signore, non tacere, invocalo. Perché Lui ti risponderà. Invocami, dice l'Eterno. Nel giorno della avversità, nel giorno della distretta, io ti libererò. E tu mi glorificherai. Invocalo con libertà. Dai spazio allo Spirito Santo. Dai spazio, dai libertà allo Spirito Santo. Dimmelo, agisci nella mia vita come tu vuoi. Io ho bisogno di te, sono un peccatore, sono una peccatrice, sono debole, ma cambia la mia vita. Rinnovami, trasformami, riempimi. Diglielo al Signore, intanto che cantiamo questa lode, diglielo al Signore. Signore, io metto il mio cuore nelle tue mani. Vita nelle tue mani. Diglielo, Signore, ho bisogno di te, perché le mie forze umane svaniscono, le mie forze umane non ce la fanno. Signore, tu sai che battaglia che ho nella mente, tu sai quali combattimenti. Diglielo, Signore Gesù, combatti per me, dammi la vittoria, Signore. Invocalo questa sera, alleluia. Non farti bloccare dai dubbi, dalle timidezze. Ricevila questa sera. Gloria.
che lo Spirito Santo ti viene. Alleluia, tocca. Guarda verso di lui questa sera. Alleluia. Oh, alleluia, diglielo al Signore. Alleluia, gloria. Diglielo al Signore. Diglielo al Signore questa sera. Non uscire di qui senza aver invocato il suo nome. Non uscire da qui senza aver lasciato tutto nelle sue mani. Ti preghiamo per